Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Dark Vanities. Sono Kay Matteo Camarda, scrittore e perito tecnico del commercio internazionale per il marketing. Dark Vanities, nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Questo podcast sarà molto molto breve, al contrario di precedente. Infatti stiamo per parlare di fantasy, di horror e di gotico, ma anche di fantascienza e thriller e noir, insomma un po' di tutto quanto, no? Ci mettiamo anche l'erotico e siamo a posto. No. Allora, ragazzi miei, in realtà il mio proposito è chiedervi cosa farete durante questa break, Easter break, pausa pasquale. Cosa farete? Farete qualcosa per Pasqua? Avete preso le uova oppure no? E avete, non lo so, sperate di videochiamare qualche parente o avete perfino l'occasione di vedere qualcuno in, come si dice, dal vivo, come se fossimo tutti degli ologrammi, no? Ma dove viviamo, ragazzi? Quando stiamo? Vabbè, scherzi a parte, volevo dirvi che è quasi ultimata il romanzo. E non so, ragazzi, sono ancora indeciso. Bambole senza nome o La ragazza al manichino? Boh, mi ispirano entrambi i titoli. Bambole senza nome l'ho già usato per un racconto, però ispira e ha anche più senso per un certo punto di vista. Scoprirete perché ascoltando il podcast precedente, se non l'avete fatto. Ma parlando di cose nuove, ho ripreso la fissa per Smallville. Ve la ricordate Smallville? Smallville è la serie TV della CW. CW è quella che sta facendo, che ha fatto l'Arrowverse, no? Arrow, The Flash, Supergirl e tutte quelle altre minchiate, mezze minchiate, vabbè. Non gettatemi uova marce addosso, lo so. Smallville era quella che è partita tutto l'anno dal 2000 al 2010 o dal 2001, non mi ricordo. Comunque era quella serie TV di Superman dove c'era Clark Kent dagli inizi, dal beginning. Scusate se inserisco degli, com'è che li chiamate? Anglicismi? E insomma delle English words, perché ho fatto lezione adesso, sono appena uscito fresco sfornato dalla lezione universitaria in English rigorosamente. E quindi cosa posso dirvi? Mi escono fuori automatically. Ok ragazzi, scherzi a parte, Smallville è interessante perché mostra il cammino di un eroe dall'inizio, dai problemi adolescenziali fino ai problemi più adulti, quindi cambia anche la visione di tutto quanto, pur mantenendo il target giovanile. È una cosa intelligente, ci sono pezzi gotici, tra cui ovviamente il castello, no? Il maniero dei Luthor, la loro tenuta, Luthor, l'ex Luthor, e qui andate in brodo di giuggiole. Gli attori sono bravi, cioè io non vado lì mai a criticare veramente nessuno, in realtà, nessuna mia analisi o recensione, però Smallville davvero merita, perché sì, i colori erano diversi, sì, i computer erano più vecchi, cioè andate a vedervela e troverete, c'è tutto un percorso nel progresso, non è solo il progresso di Clark Kent come per diventare Superman, ma è proprio il progresso della tecnologia, ma così anche delle riprese, insomma di tutto quanto. È il mondo che cambia, ragazzi. Nel 2010, quando è finita la serie, non c'era il mondo che c'era all'inizio degli anni 2000. Io lo so perché sono della fine degli anni 90, credo che mi chiamereste Millennium, non so come cavolo si dice. Comunque, io Smallville l'ho adorata fin da bambino, sì, da bambino la guardavamo dopo cena, o prima di cena, o anche durante la cena. E poi niente, ci siamo... io l'ho continuata, sono cresciuto, non l'ho più vista dopo, cioè dopo il 2014-2013, così. Cioè, perché le stagioni a volte arrivavano in ritardo e allora le rivedevo in questo modo, oppure non le passavano su Italia 1 a dovere, insomma, e non c'erano ancora Netflix e queste cavolate streaming che voi guardate invece di stare su YouTube sul mio canale. E quindi io vi consiglio la visione di questa serie, perché offre punti di vista femminile, maschili, insomma tutto quanto, è molto fatta bene, non mette tanto politically correct per gente di colore, sul gay, no, sull'omosessualità, LGBT, sì, LGBT che adoro, io adoro, sapete che l'adoro, le LGBT, e
e tutto il resto, insomma, non era il mondo che conosciamo adesso, capite? Non c'erano neanche tutte queste cellulari alla mano, non è come guardare The Flash, insomma. Io non sto criticando, comparando una con l'altra, solo che erano due, non dico epoche, addirittura però due mondi diversi un pochino. Non Krypton e la Terra, però diciamo che ci siamo quasi, dai. Ragazzi, oggi avevo promesso un podcast breve, menzione speciale per Tess Luthor, che verrà dall'ottava stagione in poi. Io l'ho adorata fin da subito e anche adesso la adoro, perché ho ripreso in questi giorni, come diceva, a rivedere la serie dopo tanti anni, almeno dopo 8 anni, no? Dicevo 2013, ormai siamo nel 2021. E quindi niente, ragazzi, siamo cambiati, io sono grande, non sono più il pescallo di una volta, ormai sono ero scrittore per il tecnico del commercio internazionale, per il marketing, quindi tecnico. E quindi niente, ragazzi, vi saluto nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico, Dark Vanities. Ah, un'altra cosa, guardate la nuova come cacchio si chiama, guardate il non mi vengono le parole. Guardate il... Guardate... Porca vacca. Ecco. Riguardate Il prigioniero di Azkaban, che è il terzo film della saga di Harry Potter. Lo so che siete strafan dei libri, come lo ero anch'io, però chiudete un occhio, come faccio anch'io, e fate i bravi e le brave. Ragazzi, ragazzi, ragazzini, ragazzini. Fate i bravi. Sì, stavo andando in tilt, perché quel film, guardatelo con occhio critico, come faccio anch'io. E soprattutto non giudicatelo malvagio, ma fate i bravi e guardatelo con spirito di iniziativa e con osservazione, godetevelo soprattutto, e guardate il lato grottesco. E Hermione, guardate la mia adoratissima Hermione, guardate Lupin, tutto quanto, e venite qui a commentarmi e a dirmi la vostra su quel film, non sugli altri, solo su quel film, non che non mi piacciono gli altri, ma oggi parliamo di questo film, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, e Smallville soprattutto, parlatemi anche di Smallville, in particolare per il prigioniero di Azkaban, chiedo a Beatrice Casartelli di dire la sua nei commenti, e per Smallville a Claudio Falchi di dire la sua nei commenti, e siete i più ferrati in materia a quanto pare, e per entrambe le vostre cose, ma anche se so che Claudio, anche a Claudio piace Harry Potter. A chi non piace Harry Potter? A Camilla! Lasciamo perdere, non diciamo più i nomi della gente, ok? Ah, ragazzi, se non li conoscete, sono i miei compagni universitari che si sono uniti su Dark Vanities, sono saliti a bordo di Dark Vanities e adesso abbiamo alzato il vessillo e andiamo a razziare da qualche parte con una Drakkar vichinga, no? Perché non dimentichiamoci che qui abbiamo anche i fan, i follower di Vikings, che è la serie TV epica, no, non è vero, era dark, esoterica, bellissima, finita, ma bellissima. Se non le avete viste, a proposito, guardate la maratona delle recensioni che ho fatto giorno per giorno, settimana per settimana, fino alla fine della seconda metà della sesta stagione di Vikings. Ciao a tutti, smetto di spammare. Ciao!